Abbiamo deciso insieme a tutto il comitato di stare vicino alla nostra città perché noi siamo il Carnevale di Arezzo e grazie agli aretini possiamo andare avanti e quindi abbiamo deciso in questo periodo molto particolare di dare una mano alla comunità nel nostro piccolo quello che potevamo fare. Lo staff del Carnevale aretino dell'Orciolaia ha così deciso di pensare a chi quotidianamente è in prima linea nella lotta al coronavirus. Abbiamo deciso in questa sinergia per donare delle mascherine e dei guanti al Centro Chirurgico Toscana, alla Polizia Municipale di Arezzo che ci dà una mano anche sul servizio del Carnevale e quindi in questo momento credono che anche loro siano in difficoltà per tutti i controlli che ci stanno aiutando a fare nel territorio, che stanno facendo nel territorio e abbiamo deciso di donare delle mascherine e guanti anche all'ospedale San Donato, al reparto e delle tute che in collaborazione con la ditta Il Vaso che occorrono all'ospedale San Donato e nello specifico al reparto di broncopneumologia dell'ospedale. Sono state così donate circa 1000 mascherine chirurgiche, 70 tute e 2000 guanti sterili al San Donato, 300 invece quelle consegnate alla polizia locale di Arezzo ed infine 250 i dispositivi destinati al Centro Chirurgico Toscano dove è stata trasferita l'attività operatoria dell'ospedale aretino. Si è rivelato, per quello che già lo conoscevamo, un polo particolarmente efficiente, ma anche già predisposto per una chirurgia di alto livello, quindi abbiamo potuto riprendere tutta una tipologia di interventi oncologici complessi, robotici e non robotici, di tipo endovascolare, che veramente stanno dando risposte a pazienti, perché purtroppo anche in tempo di Covid le malattie non aspettano.